fasce di riduzioni, 50% per le attività che hanno avuto un impatto più forte, 35% intermedia e 25% per quelle che hanno avuto un impatto minore. Modalità di acquisizione di queste riduzioni, chi è in regola con i pagamenti le troverà già scontate nelle rate a saldo che verranno inviate entro il 30 di settembre, rate settembre e dicembre. Chi invece nella nostra banca dati non risulta allineato dovrà fare una semplice istanza con un modulo che è scaricabile e andrà inviato via PEC. Chi invierà le domande entro il 10 di agosto, noi saremo in grado di lavorarle e quindi le vedranno già contabilizzate nella rata di settembre, ci sarà comunque possibilità di inviarle entro il 31 di ottobre e saranno quindi poi conguagliate nelle rate dell'anno prossimo. Accanto a questa agevolazione che riguarda, ripeto, le utenze non domestiche, dall'altra parte un'azione importante svolta dagli uffici comunali per controllare la spesa del sistema della raccolta dei rifiuti, che ha consentito che nel nuovo metodo di calcolo della tariffa ARERA, questa sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, il nostro comune vedesse una delle percentuali più basse di aumento nel territorio della provincia d'Arezzo, pari al 7%, a fronte di comuni che hanno visto un aumento importante del 10, del 14 o del 17%. Con questa misura rivolta alle utenze non domestiche, noi ci auguriamo di poter dare un contributo importante per tutte quelle attività che la crisi economica legata alla crisi sanitaria sta continuando a mettere in forte difficoltà.